La situazione della nostra regione dopo il terremoto penso chieda di riscattare gli auguri da una, da una ritualità un po', un po' scontata e impegna a, a dare delle ragioni per un augurio. L'augurio è che mh, quella speranza che sembra essere offuscata dalla, da quello che, che, è, che è accaduto, ma anche dalla situazione che è presente, nei quali tanta gente continua a, a trovarsi, ecco, una speranza offuscata, una speranza che sembra eh, venir meno, riprenda forza e riprenda vigore. Certo, riprende forza e riprende vigore se eh, tutti, a partire dalle, dagli amministratori, dalle autorità, e competenti, danno la possibilità, danno il loro contributo alla rinascita di questa speranza, ma anche altre persone, anche con i gesti di solidarietà e di accoglienza che in tante parti della nostra regione stanno accadendo. Permettetemi di ricordare appunto una, quello che sta accadendo anche qui, nella, nella diocesi di Senigallia un gruppo di persone colpite dal terremoto, ospitate in due alberghi, ospitate con generosità e con grande attenzione, seguite anche dalle comunità che, nelle, nel territorio nel quale questi alberghi sono, sono situati. Ecco, mi pare che eh, è possibile augurare una Pasqua serena, una Pasqua di speranza a, a queste persone, se, se noi in qualche modo, per quello che che ci è dato di poter fare eh, diamo motivo, eh, diamo motivo con una vicinanza e con una solidarietà. Allora ha senso, anche quest'anno e anche in terra marchigiana, augurare una Pasqua serena, una Pasqua di speranza.